Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. L'apertura la dedichiamo a una notizia di cronaca, ma allo stesso tempo anche politica. I militari della Guardia di Finanza di Siracusa si sono recati questa mattina al Palazzo Vermexio in Ortigia, dalla coltre di riservo che vige sull'episodio. Trapelerebbe il fatto che le Fiamme Gialle abbiano acquisito documentazione relativa all'appalto per la gestione del servizio idrico a Siracusa e a Solarino. L'appalto, come si ricorderà, è stato aggiudicato alla società spagnola capofila di un consorzio di imprese, ma di fatto mai concretizzato. Avrebbero dovuto essere immessi nel servizio già a gennaio, ma così non è stato. Appalto che, come si ricorderà, appunto su questa vicenda, qualche mese addietro il sindaco Garozzo aveva avanzato un esposto in procura riguardante anche altri filoni di possibili inchieste giudiziarie come gli asili nido, la gestione degli impianti sportivi, argomenti per i quali erano state sollevate polemiche a vario titolo e da diverse direzioni. I militari della Guardia di Finanza hanno incontrato appunto il primo cittadino con il quale sono intrattenuti per diverso tempo. In arrivo migliaia di cartelle esattoriali per quegli utenti che non hanno pagato la tassa sui rifiuti, o meglio, laddove ci siano delle discrepanze tra i metri quadrati delle abitazioni dichiarate e quelli effettivamente ricadenti. Insomma, un guazzabuglio per il quale è stata chiesta l'audizione dei dirigenti comunali in commissione. Sentiamo. A seguito delle verifiche operate agli uffici tributari del comune, migliaia di siracusani hanno ricevuto avvisi di accertamento sulla tassa smaltimento rifiuti degli anni pregressi e in particolare dal 2011. In tali avvisi si commina ai contribuenti una sanzione con relativi interessi per centinaia di euro per omessa dichiarazione relativa alla superficie degli immobili. La sanzione potrà essere ridotta di un terzo se il contribuente aderirà all'accertamento e si impegnerà a pagare le somme dovute. Considerato il lasso di tempo trascorso dall'eventuale omissione al presente accertamento, oltre 4 anni, e considerata la pressione tributaria che si è abbattuta negli anni sui contribuenti siracusani, viene ritenuto necessario un incontro chiarificatore in commissione bilancio con i dirigenti e gli assessori al fine di determinare non solo la legittima verifica delle cartelle disposte dal Consiglio Comunale in carica al 2007, ma anche e soprattutto le modalità di pagamento e di eventuale rateizzazione degli importi accertati. Non si può pretendere di costringere i concittadini a pagare l'intero importo, afferma il consigliere comunale Fabio Rodante, che si somma ai tributi dovuti per il 2014 e 2015 senza concedere agevolazioni. Tali procedure peraltro potrebbero esporre l'ente a un contenzioso che renderebbe difficile la riscossione di tali somme. Sarà richiesta la convocazione in commissione bilancio ai dirigenti dell'assessore al fine di avviare un'ulteriore verifica degli accertamenti e predisporre nuove regole che possano agevolare con rateizzazione di almeno 12 mesi il pagamento delle somme che saranno oggetto di verifica. Anche il consigliere comunale di Sicilia Democratica, Salvo Sorbello, ha rivolto un'interrogazione all'amministrazione comunale per conoscere i motivi che la spingono a inviare avvisi di accertamento palesemente infondati, dice, relativi a tributi vari. Questi avvisi pazzi, conclude Sorbello, creano disagi gravissimi per i cittadini che saranno costretti a inutili perdite di tempo e di denaro per dimostrare di essere in regola. È stato istituito il ticket per gli ecomusei siciliani, una norma che recupera di fatto il gap della nostra isola con le altre regioni d'Italia. Sentiamo meglio. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che istituisce i ticket d'ingresso negli ecomusei in Sicilia. Con questa norma si pone un correttivo utile alla legge regionale che istituisce gli ecomusei come vera e propria istituzione e consente in tutto il territorio regionale di avviare un concreto percorso di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, etno-antropologiche e segni tangibili della presenza dell'uomo con la sua cultura e tradizione, che altrimenti rimarrebbero testimonianze isolate e sconosciute sul territorio. Con la legge istitutiva, la regione Sicilia colma un ritardo di almeno 20 anni rispetto ad altre regioni italiane e fa un passo avanti per lo sviluppo e l'incremento dell'ecoturismo, fenomeno in grande crescita in Italia e in Europa. Abbiamo importanti potenzialità di risorse culturali, archeologiche, ambientali e naturali, etnoantropologiche da far conoscere, valorizzare e soprattutto
soprattutto, con la priorità della tutela nel bene, creare un sistema di economia locale, ha affermato Marco Mastriani, consigliere regionale dell'ente Fauna Sicilia e guida escursionistica ambientale. Oggi gli ecomusei possono essere strutture totalmente autonome e con la fruizione possono autofinanziarsi. Cronaca, tre presunti topi d'appartamento sono stati acciuffati dalla pattuglia dei carabinieri di Cassibile, stavano scassinando una porta di un'abitazione. Non ci sono riusciti, poi sono scappati ma sono poi stati rintracciati. Stavano tentando di scassinare la porta d'ingresso di un'abitazione. Il provvidenziale arrivo di una pattuglia dei carabinieri ha evitato che tre presunti topi d'appartamento mettessero in atto il loro piano. I carabinieri della stazione di Cassibile hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in abitazione in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso tre soggetti, tutti di origine catanese: Antonio Ricchiuso, 44 anni, Riccardo Rizzo, di 56, e Camillo Fazio, di 40, già noti per reati specifici. Gli indagati sono stati sorpresi dai militari della stazione di Cassibile impegnati in un apposito servizio di perlustrazione del territorio su un'autovettura civetta, mentre erano intenti, utilizzando degli attrezzi atti allo scasso, a forzare la porta d'ingresso di un'abitazione. Una volta scoperti, i tre tentavano di sfuggire alla cattura a bordo di un'autovettura. Ne è scaturito un inseguimento che poco dopo è culminato con il loro arresto. I tre sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Custodiva in casa un cartello stradale che gli è stato sequestrato, mentre l'illegittimo possessore è stato denunciato a piede libero. L'episodio è accaduto la scorsa sera durante un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati in genere. La stazione dei carabinieri di Ortigia ha denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio un cittadino di origini polacche, il quale è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana già divise e pronte per la vendita, ma anche di un bilancino di precisione. A tal proposito, i militari hanno perquisito anche l'abitazione dell'indagato, rinvenendo al proprio interno un cartello stradale raffigurante un divieto di accesso del comune di Siracusa, che per tale motivo è stato posto sotto sequestro. Sosta a pagamento solo in una piccola parte del viale Zecchino e di ciò si lamentano i commercianti della zona, che si chiedono il perché questo tipo di discriminazione, così la definiscono il servizio. Sentiamo. I commercianti di Viale Zecchino accusano l'amministrazione comunale di aver operato due pesi e due misure riguardo alla sosta regolamentata. Infatti, la restrizione del parcheggio a pagamento è stata attuata solo per una piccola parte, in appena due isolati, con tanto di cartello che indica le strane condizioni di sosta, mentre il restante spazio rimane libero, danneggiando così, a loro dire, i negozianti che si trovano negli spazi lasciati liberi, favorendo in un certo modo solo uno sparuto numero di attività commerciali, fatto aggravato dalla sporadica presenza dei vigili urbani. È giusto, dicono gli esercenti, regolamentare la sosta a pagamento per un intero lato della strada, in modo da evitare la sosta lunga nei due lati dell'arteria, che è una delle più trafficate della città e dove i disagi sono davvero notevoli sia per i commercianti sia per i pedoni, come per le file di auto in transito. Nel frattempo fanno notare che lungo il viale Zecchino non sono stati previsti almeno due spazi regolamentari per le operazioni di carico e scarico dei camion, limitatamente alle ore in cui si svolge il lavoro dei negozi, per evitare il continuo blocco del traffico con disagi e inquinamento. Si chiude qui la prima parte del telegiornale, state con noi. Seconda parte, ancora altre notizie. C'è lo sport, pallanuoto con il derby stracittadina fra Ortigia e Sette Scogli, e anche il calcio tra pochissimo. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta: pasta Alberto Poiatti 1 kg 78 centesimi, Nesquik Nestlé 500 grammi 2,55 euro, biscotti Mulino Bianco 1,05 euro, caffè Lavazza crema e gusto 250 grammi per 2, 2,99 euro, olio extravergine di oliva di Vella 3,98 euro, lasagne gialle Barilla 500 grammi 1,49 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Sul reparto abbigliamento, sconti fino al 50%.
Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 6506 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi, da Scavolini Store Siracusa, ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina a Scavolini, poi ti regaliamo un frigorifero Samsung e la paghi in 20 rate. A interessi zero. Scavolini Store Siracusa, via Scala Greca 381. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. La storia passa dalla cittadella dello sport, la stracittadina per la prima volta alla piscina Caldarella, Ortigia Sette Scogli, derby del campionato di Serie A2 di pallanuoto, domani, ore 14.30, in diretta su Tris. Eccoci alla seconda parte del nostro telegiornale. La cronaca ci porta a Lentini, dove c'è stato l'ennesimo incidente stradale sulla Ragusana, strada statale 194, all'altezza del bivio per Lentini. E per fortuna senza danni alle persone, però un tir ha perso il carico di arance e quindi ci sono state tutte le arance sparse per la strada, con qualche problema e disagio per gli automobilisti. Nello La Fata ci racconta tutto. Ancora un incidente stradale sulla Ragusana all'altezza del bivio per Lentini. Il conducente di un tir Iveco carico di arance diretto ai mercati del nord Italia, nell'abordare la curva all'altezza dell'ingresso sud di Lentini, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver zigzagato per una cinquantina di metri per evitare di finire nella scarpata, una parete del cassone del pesante automezzo si è staccata, per cui l'intero carico di arance è finito a terra. Nell'incidente fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli. L'autista quindi, dopo aver bloccato il tir sulla strada, si è premurato di richiedere telefonicamente l'intervento della polizia e dei carabinieri della stazione di Lentini. Sul luogo è prontamente arrivata anche una squadra di operai dell'ANAS che hanno provveduto ad azionare gli idranti per mettere in sicurezza la corsia stradale. L'intero carico di arance chiaramente è andato distrutto. Il traffico veicolare, disciplinato da polizia e carabinieri, ha subito un notevole rallentamento per diverse ore sulle due corsie di marcia. Dall'inizio dell'anno è il secondo incidente stradale che si verifica all'altezza del bivio per Lentini, che tra l'altro, pur disponendo di un impianto di illuminazione, è sempre al buio. Il problema è stato segnalato più volte all'ANAS e al Comune di Lentini, ma fino ad oggi non è stato fatto niente per ripristinare l'impianto di illuminazione e quindi per rendere più sicuro questo tratto stradale della super trafficata arteria che collega Catania e Ragusa, anche con la collocazione di una segnaletica stradale più adeguata. Intanto ad Augusta sta per arrivare, atteso l'arrivo di un altro carico di vite umane, 490 persone, tra cui diversi bambini e anche donne, che sono stati soccorsi al largo delle coste libiche, si trovavano su un barcone. Questo
è stato fatto dalla nave Libra, quindi arriveranno ad Augusta. Siamo allo sport, vedete anche dietro alle mie spalle c'è l'immagine per il servizio che riguarda appunto l'Astra Cittadina tra Ortigia e la Sette Scogli, un derby del tutto inedito anche ad altissimi livelli come la Serie A2 del campionato di pallanuoto in cui militano entrambe le squadre. Ci racconta tutto Trombatore. L'IGM Ortigia continua la fase di avvicinamento al primo derby stracittadino in Serie A contro la Sette Scogli, in programma domani pomeriggio a partire dalle ore 15. Lavoro intenso per i ragazzi di Gino Leone, che hanno anche incontrato in amichevole alla Caldarella la Nuoto Catania. Partita di allenamento, quella contro i rossazzurri, utile alle due squadre per provare schemi ed azioni di gioco, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Questa settimana è sicuramente una delle più intense dall'inizio del campionato, ha detto il capitano biancoverde Gianluca Patricelli. Abbiamo lavorato sodo nei primi due giorni della settimana, svolgendo doppie sedute di allenamento dedicate soprattutto al nuoto. Il test infrasettimanale con la formazione Etnea è stato molto utile per arrivare nel migliore dei modi al derby di domani contro la Sette Scogli. Sono convinto che sarà un bel match, ha continuato Patricelli, giocato intensamente. Loro sono in forma e credo raggiungeranno la salvezza, che è il loro obiettivo stagionale, senza tanti problemi. Noi invece ci stiamo allenando bene, arriviamo carichi e giocheremo senza timori per portare a casa la vittoria. Gli allenamenti dell'IGM Ortigia e della Sette Scogli di Aldo Baio sono proseguiti ieri sera alla piscina Caldarella della Cittadella dello Sport, che domani sarà teatro del derby tutto siracusano. La gara sarà seguita in diretta dalla nostra emittente a partire dalle 14.30 con la telecronaca del collega Pino Camilli. Nel TG di questa sera sentiremo la voce dei due, anzi i due allenatori che sono anche molto amici e che appunto annunciano questa partita, vediamo che anche con quale temperamento e con quale grinta. Andiamo al calcio, il Siracusa come sapete riposa questa domenica, ma un riposo più che mai salutare soprattutto per due degli infortunati di lungo corso, D'Agosta che ha ancora un risentimento alla caviglia e Conti. Il tecnico Anastasi punta a recuperare entrambi per la partita di Acireale. Il turno di sosta di campionato, necessario a causa dell'esclusione dal torneo del Mister Bianco, giunge salutare per il recupero degli infortunati in casa del Siracusa. Uno di questi è Fabio D'Agosta, costretto allo stop domenica scorsa a Modica a causa di un risentimento alla caviglia. È tornato ad allenarsi per recuperare la forma migliore, che potrebbe già arrivare a fine mese in coincidenza con la trasferta di Acireale. È tornato ad allenarsi anche l'altro infortunato eccellente, Daniele Conti. Il tecnico Giuseppe Anastasi spera di poterli recuperare per la gara del 25 gennaio. Gli azzurri, infatti, riposeranno domenica per il turno di sosta dovuto al ritiro dal campionato del Mister Bianco per motivi economici. La vittoria del campionato dipende solo da noi, assicura l'esperto difensore azzurro Antonio Refice. A Modica abbiamo fatto una buona prestazione, anche se abbiamo portato a casa solo un punto. Il giocatore brontese, oltre a ricoprire il ruolo del centrale di difesa, è stato provato sulla fascia. In settimana il tecnico prova nuove soluzioni nella consapevolezza che il campionato di eccellenza si decide in questo mese e mezzo. Questo servizio è tutto per quanto riguarda l'informazione, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci, buonasera.